In uno dei miei primi video su questo canale ho parlato del sadismo e del sarcasmo del narcisista. Ho parlato inoltre del narcisista overt e covert, della sua incapacità di essere empatico. In uno dei commenti mi è stato chiesto, dice, va bene, il narcisista ha tutte queste caratteristiche, ha costruito questo ego smisurato, proietta sempre un'immagine di perfezione e non vuole essere contraddetto, diventa sadico, eccetera. C'è stata una domanda interessante nei commenti, è stata quella di, mi è stato chiesto, ma come ci si difende dal narcisista patologico? Allora, esistono diverse tecniche intanto. La prima in assoluto da usare è quella del sasso grigio. Facciamo un esempio figurato. Il sasso grigio è appunto un sasso che si trova ad esempio nel letto di un fiume e non si smuove. Non si muove. A seconda di come passa il fiume, lui non cambia né colore né posizione. Quindi perché è importante tenere il sasso grigio? Cioè una neutralità di fronte all'attacco del narcisista e alla sua voglia di manipolare la situazione a suo vantaggio, proprio perché non è empatico e senza emozioni, quindi vuole proiettare assolutamente questa immagine di perfezione. Quindi lui vuole avere ragione o lei a tutti i costi. Nel momento in cui tu rimarrai come un sasso grigio, cioè neutro, risponderai soltanto telegraficamente sì, no, sono d'accordo, non sono d'accordo, il narcisista andrà sicuramente in escandescenze perché non gli darai la possibilità di nutrirsi delle tue emozioni. Oppure qualsiasi argomentazione tu fornirai al narcisista, lui o lei cercherà di manipolare tutto ciò che hai detto esclusivamente a proprio vantaggio. Quindi la tecnica del sasso grigio rimane una delle cose più importanti, delle tecniche più efficaci per poter in qualche modo arginare il narcisista di fronte alla sua, diciamo così, voglia di manipolare. Cioè il narcisista, il suo scopo è solamente manipolare, dove lui ne esce vincente. Abbiamo detto che sono persone, comunque il narcisista è una persona che è incapace quindi di apprendere, intollerante alla frustrazione, quindi vuole tutto e subito, oppure passerà la vita a costruire relazioni inautentiche proprio perché basate su questo senso di essere o vittima oppure carnefice, dove appunto lui o lei ha ragione, hanno ragione e assolutamente il mondo è sempre e comunque sbagliato.